Ebbene, eccoci, la partita col Bressano è finita. È stata una partita dura per noi, dura, molto difficile e l'avevamo messo in conto. Siamo stati battuti da una squadra che ha degli elementi veramente al di sopra della norma. Noi abbiamo provato a fare il nostro meglio, però già al primo tempo, dove non è che abbiamo giocato proprio malissimo, ma abbiamo avuto molte difficoltà a realizzare, abbiamo chiuso con già 7 reti di svantaggio, 17 a 10. Poi nel secondo tempo abbiamo provato a reagire, ma eravamo molto confusi in fase di costruzione e per lunghi tratti non siamo riusciti a realizzare, però tutto sommato nel finale ci siamo ripresi, abbiamo contenuto il passivo a 9 reti, il che non ci taglia completamente fuori dalla corsa al secondo posto, il secondo posto che doveva essere conquistato questo pomeriggio nella partita contro il Merano. Abbiamo qui due protagonisti degli incontri, uno è un altro, il suo pivot, Luca Lobello, e poi c'è qui Alessio Vitello. Anche da loro adesso vorremmo le nostre impressioni. Cominciamo con Luca. Luca, cosa questa partita, che cosa ti ha lasciato? Era una partita molto complicata perché comunque noi arrivavamo lì con la convinzione che loro erano più forti. Non siamo partiti convinti di poterli battere, cioè c'erano già voci nello spogliatoio dei ragazzi che convinzioni già di perdere. E con questa mentalità non si può fare niente, cioè, anche se loro sono molto più forti bisogna sempre giocarsela, provarci, e poi il problema è stato il gol, perché comunque un gemello abbiamo provato a marcarlo uomo. Quando lui dice gemello parla dei fratelli Mengon, che sono due tra gli elementi più bravi del panorama giovanile della pallamano italiana. Sì, dicevi, quindi Luca? Uno abbiamo provato a marcarlo uomo e l'altro a fare dissuasione appena iniziavano a girare veloce, a fare il tempo forte. Però comunque non abbiamo avuto possibilità, cioè la difesa è andata bene, però il gol che ci mancava, tanti errori sotto porta. Sì, effettivamente la difesa è andata così, in attacco siamo stati poco lucidi. Bene, allora un protagonista invece molto bravo è stato Alessio Vitello, che ha lottato fino alla fine, sta dimostrando veramente di essere uno dei leader della squadra, spesso viene utilizzato come l'uomo in più e quando entra prova a fare la differenza. È stato lui che nel secondo tempo ha accorciato un passivo che era pesante, portandolo a un passivo importante di 9 reti, abbiamo perso poi di 9 reti, però quanto è stato il risultato finale, vi ricordate? 27-18. 27-18, quindi solo 18 reti contro una squadra che ha un potenziale d'attacco importante è poco. Beh, comunque Alessio, dimmi un po' le tue impressioni. Niente, io posso confermare ciò che ha detto Luca, che siamo già partiti noi con questa idea di non riuscire a batterli vedendoli come giocavano e quindi ci eravamo un po' demotivati. E, cioè, gli avversari comunque erano una bella squadra, erano forti e cioè, noi ci abbiamo provato fino alla fine di cercare di poter fare tutto ciò che potevamo, ma non è bastato. Eh sì, effettivamente, come dice Alessio, abbiamo provato fino alla fine. Bene, adesso non ci resta che concentrarci per la partita con il Merano, che giocheremo alle 15 e quella è la partita decisiva. Lì si dice adieranno le nostre sorti. Se riuscissimo a vincere, restiamo in corsa fino all'ultima partita di domani per il secondo posto. In caso contrario, avremmo fatto soltanto una bella esperienza, incontrato squadre valide, ci porteremo a casa questo ricordo. Però noi ci crediamo, siamo convinti che possiamo giocarcela fino alla fine, vero ragazzi? E daremo il nostro meglio. Vi daremo informazioni per la prossima partita, non appena saremo di nuovo qui al palazzetto di Ferrara, il palazzetto che si chiama Impianto Sportivo Comunale Il Boschetto, ecco, volevo dirvelo, e quindi un saluto e a più tardi. Ciao!